Adelaide nacque nel 931 da Rodolfo II, re dell'Alta Borgogna, e da Berta, figlia di Burcardo, duca di Svevia. A soli 2 anni fu promessa in sposa a Lotario, figlio di Ugo di Provenza, che sposò poi a 16 anni. Dalla loro unione nacque Emma, ma dopo soli 3 anni di felice matrimonio, nel 950, Adelaide rimase vedova. Lotario era stato probabilmente avvelenato per ordine di Berengario, che infatti perseguitò e mise in prigione Adelaide in un castello sulle rive del lago di Garda, per essersi rifiutata di sposare suo figlio. Non si sa con certezza se Adelaide fu liberata da Ottone I il Grande o se ella riuscì a scappare autonomamente per poi rifugiarsi presso di lui. Cosa certa è invece che i due convolarono a nozze il giorno di Natale del 951 a Pavia. Adelaide aveva appena 20 anni, ma era una donna di elevate doti intellettuali e non mancò di prendere parte attivamente agli affari di Stato. Quando Ottone fu incoronato imperatore a Roma da Papa Giovanni XXII, Adelaide, devota e piena di grazia, divenne un'imperatrice assai popolare tra i suoi sudditi. Alla morte del marito dovette affrontare un nuovo conflitto. L'erede al trono, influenzato da sua moglie, contribuì all'abbandono della corte di Adelaide, che si trasferì a Vienna presso suo fratello Corrado di Borgogna. La riconciliazione fu possibile grazie a San Maiolo, abate di Cluny. In segno di riconoscenza, Adelaide inviò alcune offerte al santuario di San Martino di Tours, compreso il più bel mantello di Ottone, e invocò la protezione per suo figlio con queste parole: «Tu che hai avuto la gloria di coprire con il tuo mantello Cristo Signore nelle spoglie di un mendicante». In seguito non mancarono però altri conflitti. All'età di 60 anni venne a trovarsi per la prima volta in una posizione di potere e si avvalse dei consigli sapienti di alcuni santi. Adelaide nutrì sempre un gran desiderio di pace, nonché una grande capacità di perdonare i nemici. Fu piena di carità verso gli indigenti, ai cui bisogni era solita venire incontro con aiuti concreti. Fondò e restaurò parecchi monasteri, maschili e femminili. Tentò di convertire gli slavi, i cui movimenti alla frontiera turbarono gli ultimi anni della sua vita. Ritiratasi infine nel monastero benedettino di Selz, in Alsazia, vicino a Strasburgo, morì il 16 dicembre 999.